l'assessore Marcello Iantorno è venuto a incontrare. Buongiorno assessore, i residenti di Via Spartico. Sappiamo cosa è successo pochi giorni fa, una signora è morta, bruciata, ustionata. E non deve più succedere nel modo più assoluto. Abbiamo già parlato dell'impianto antincendio 2 anni fa. La cosa primaria che avevamo chiesto era questa, di mettere in sicurezza per cortesia le palazzine perché sono sprovviste di questo impianto. Di idranti? Di idranti. Non c'è niente, è entrato da un'ora. Quindi l'incontro adesso è principalmente oggi su questo? L'incontro è principalmente per questo. Per chiedere queste diciamo precauzioni antincendio. E poi certo. Comunque ci sono tante persone anziane con problemi. Assessore, allora sappiamo cosa è successo. Certo, non imputiamo quello, la fatalità, la mancanza di un idrante probabilmente, giusto? Si spera. Ci sono indagini in corso, ci sono indagini. Quindi noi come amministrazione attendiamo l'esito delle indagini anche per sapere con precisione se era prevedibile, c'è la esistenza di possibilità di vie di fuga che sarebbero state impedite magari dalla impossibilità di poter uscire dall'interno. Quindi è una verifica che faranno i carabinieri. Noi come amministrazione aspettiamo l'esito di queste indagini e poi faremo le nostre valutazioni. Io l'ho detto, lo ripeto. Quindi l'incontro di oggi con i residenti di Via Spartaco è per questo motivo? No, non è solo per questo. La Via Spartaco è una comunità di circa 100 appartamenti, quindi sono circa 300 persone, è una comunità importante. Peraltro noi abbiamo avuto sempre dei buoni rapporti. Sicuramente sia per l'età delle persone sia per la condizione degli immobili ci sono una serie di problemi. Ma la signora ha detto che avevano già fatto richiesta di precauzioni antincendio in passato. Ma il problema dell'incidente è un problema un po' diverso. Io ora naturalmente è un po' diverso. Però è vero, mancano gli idranti, cioè sono questo cose. Io onestamente non lo so, quindi dovrei verificarlo. Loro me lo segnalano, quindi lo apprendo ora onestamente. Però non è questo il problema, non è il problema degli idranti che mancano. Quello che è successo è una vicenda comunque che è sotto indagine, vedremo, la magistratura sta facendo le indagini. Il problema nostro, signori per cortesia un attimo, perché allora, questo nostro incontro è programmatorio, noi programmiamo di rivederci subito dopo le ferie diciamo estive, quindi ai primi di settembre, faremo un'assemblea e quindi cercheremo di individuare i problemi che sono interrogabili, improrogabili, in materia di sicurezza in particolare, perché segnalano infiltrazioni di acqua dal tetto. Ok, non solo sulla, esatto, quindi, diciamo sulla situazione delle precauzioni antincendio, delle misure antincendio. Tutte le questioni che rendono precaria la loro situazione. Però mi pare di capire che adesso la preoccupazione è per quello che è successo e che magari dicono di prendere qualche accorgimento in più, magari allora, io dicevo, semplificare magari i soccorsi allora, in futuro. Andremo a questa cui assemblea per cercare di recepire quelle che sono le esigenze. Dopodiché una mia proposta, questa è una comunità grossa, proporrò la possibilità di nominare un amministratore del quartiere che sarà una persona professionalmente adeguata. Ho già fatto un accertamento, un'indagine in questo senso, perché poi ciò che si è obbligata a realizzare deve essere realizzato, chiaro? Quindi